Allora, Sesto San Giovanni l'ha guidato per tanto tempo, dal 94 al 2001, Filippo Venati che è qui con noi, 2002, 2002, maggio 2002. quindi sono 8 anni, 8 due anni. mandati. Allora erano di 4, due mandati di 4. Intanto si faccia dire buon pomeriggio. Grazie, Sono altrettanto lei, contenta sono che sia qui. ascoltatori e sono ascoltatrici. Lei non è stato solo il sindaco, evidentemente, di Sesto San Sono Giovanni, stato anche ex assessore di Sesto San ma è stato Giovanni. anche ex presidente della provincia di Milano, è stato, lo dicevano nel servizio, no? Ex capo della segreteria del PD con Bersani. E poi il 10 dicembre scorso, diciamolo chiaro chiaro. Sono stato assolto da tre accuse di corruzione, due di finanziamento illecito al partito, perché il fatto non sussiste. Le faccio vedere un tweet che sicuramente avrà molto chiaro nella testa. Lo leggo intanto che arriva. Assolto Penati, io non ho mai dubitato, ma quanto sono lunghi 4 anni? Lo ha scritto Bersani. Mi ha fatto molto piacere, però Quanto sono lunghi 4 anni? guardi, è un'eternità trascorsi così. Insomma, il 10 dicembre sono rinato, posso dirle solo questo. Quel minuto e mezzo in cui il presidente Airò ha letto la sentenza, io lentamente comprendevo che via via che cadeva ogni capo di imputazione, sono appunto ben 5, al quinto, quando sono stato assolto per il quinto capo di imputazione, è come se fossi ritornato a vivere in quel momento. Il Una primo grande pensiero? emozione. Il primo pensiero è stata la mia famiglia, i miei figli, i miei cari, telefonare a loro perché quello. Poi un grande ringraziamento al mio avvocato, l'avvocato Matteo Calori, che mi ha seguito con grande passione e grande competenza. Senta, Bersani le ha E scritto quel poi voglio tweet dire lì. questo, un dato importante, perché credo sia importante. Mi ha riconciliato, si dice sempre, bisogna avere fiducia nella magistratura. Poi quando ti arriva addosso un macigno così, si fa un po' più fatica ad avere Sì. fiducia sulla magistratura. In realtà invece questa sentenza, il tribunale, il giudice, i tre giudici presieduti dal dottor Airò mi hanno ridato la fiducia, perché davvero hanno gestito il processo con grande equilibrio e la sentenza spazza Voglio via tornare però un'ingiustizia. alla politica, no? Allora. Perché noi leggevamo il tweet di Bersani, tanti altri però nel Partito Democratico non hanno avuto lo stesso atteggiamento di Bersani. Lei se lo aspettava o no? Ma sì, me lo aspettavo perché in questi anni, cosa vuole, questa vicenda ha fatto da setaccio, insomma, cioè sono rimasti i pochi amici veri e se ne sono andati quanti in quel momento ti adulavano perché eri una persona che è potente, tra virgolette, comunque potevi essere influente anche rispetto alla loro carriera politica e poi quando succede qualcosa qualcuno ha Lì tolto capisci subito, quelli veri e qualcuno ha gli altri tolto via. nel giro di poche ore, ad esempio, le mie foto insieme a lui su Facebook. Perché così almeno doveva apparire chiaro che ero distante. Renzi? Ma io con Renzi ho avuto un rapporto buono quando eravamo entrambi presidenti di provincia. Lui era presidente della provincia di Firenze E lei di e io ero Milano, però presidente di dopo Milano. l'assoluzione, una telefonata No, ad oggi l'ha avuta? non mi ha telefonato Renzi, mi ha telefonato e mi ha fatto moltissimo piacere Lorenzo Guerini, che è il vice segretario Sì, che però nazionale. non è Renzi, qui stiamo Non è parlando Renzi. di Però persone, con no? Guerini abbiamo concordato che quella telefonata, lui stesso me l'ha detto, aveva un valore di carattere politico, quindi io non guardo le questioni di formalità, sono stato contento. Poi sono appagato. Guardi, anche quelli che non mi hanno telefonato, mi ha fatto un po' dispiacere la non telefonata del sindaco di Sesto, perché io credo che la prima a dover gioire della mia soluzione sia proprio il sindaco, non quanto persona, non è la mia onorabilità. Lì ci ha pensato il giudice a ristabilire la Sì. mia onorabilità. E la città di Sesto in questi anni ha vissuto con il sistema Sesto, con questa etichetta, che questa sentenza ha sgombrato, non esiste, ha deciso la giustizia che non esiste e non è esistito il sistema Sesto, dovrebbe essere la prima a gioire e dire benissimo, adesso riportiamo l'onore della città a quello che è la Ecco, propria l'onore realtà. del Partito Democratico, voglio sapere in che condizione lo vede questo partito? Io credo che ci sia un cambiamento. Quando successe 4 anni e mezzo fa la mia vicenda, il PD di allora si comportò, quello nazionale, perché poi a livello locale io ricevetti tante attestazioni di E si solidarietà. comportò male quello Si comportò nazionale. con un grande tasso di Beh, posso codardia. dire che nel 2011 Renzi, che all'epoca era sindaco di Firenze, chiese che lei desse le Sì, dimissioni, sì, no? sì. In quanto Ma indagato. lì c'era un'onda che furono in pochi quelli a non Cioè, farsi cominciò da lei sommergere la da questa. rottamazione.
Io credo che iniziò da me un'operazione che sbagliarono i dirigenti allora del PD, non capirono un'operazione che si è conclusa con l'arrivo di Renzi alla segreteria, che è quella di far fuori una classe politica che aveva la mia stessa storia, quella che viene dal PC, PDS e DS, e dentro una necessaria e opportuna azione di rinnovamento generazionale, però di fatto si è portato via un'intera classe dirigente che aveva una storia che non fosse quella dell'arrivo dalla tradizione popolare cattolica. E quindi lei una tessera del PD non la può mai più prendere? No, io la potrei anche prendere, la tessera, non mi interessa prendere nessuna tessera. Io però voglio dire subito che io non sono di quelli che cambia casacca. Non è perché ho vissuto amarezze, adesso che so vado ad Arcore o vado a bussare a Verdini, no, che adesso è di moda chiaro. Andare a bussare da Verdini. Per cui io rimango nel centro-sinistra. Senta, so che ha scritto Nemesi nel 2014, prima sì. Ancora aveva scritto La Casa dei Notai. Nemesi mi sa che ha a che vedere anche con questa esperienza. Nemesi è la prossima, esce fra 5 minuti la sua autobiografia. La mia autobiografia? Forse sono rinato. È rinato. Sono rinato a 63 anni. Io le faccio veramente tanti auguri. Io la ringrazio moltissimo della cortesia e grazie dell'opportunità.